Allora, sulle responsabilità c'è una responsabilità dal nostro punto di vista molto forte del governo italiano. Il ministro ha detto parzialmente alcune cose che noi abbiamo sempre detto. Sono 2 anni che questo fenomeno non è un fenomeno Cioè normale, lei è un dice che questa fenomeno. responsabilità bisogna che qualcuno se la Questa assuma. responsabilità bisogna che qualcuno se la prenda. Cioè, c'è stato il semestre, facciamo l'esempio di ieri dell'agenda europea, della cosiddetta agenda europea, c'è stato il semestre europeo, l'Italia l'ha preceduto, dove è stata? Questa è una delle domande che noi ci poniamo. Sull'agenda europea noi abbiamo tantissimi dubbi. Innanzitutto sappiamo che oggi di sicuro arriveranno 2.000 persone in più perché hanno inserito nell'agenda europea 20.000 profughi che arrivano da campi profughi internazionali, di cui l'Italia si farà carico per una cifra intorno alle 2.000 persone in più. Oggi l'unica cosa che sappiamo è che arrivano 2.000 persone in più. Poi ci poniamo tantissime domande rispetto a quell'accordo che non sappiamo se verrà vagliato, come si diceva prima, dal Consiglio europeo. Gli inglesi, per esempio, sono stati abbastanza chiari rispetto alla non condivisione di quell'accordo, cosa che anche noi pensiamo. Se si parla di richiedenti Cioè asilo, voi ci vi sentite sono più inglesi in questo caso? assolutamente sì, ma ci sono, se si parla di richiedenti asilo, ci sono due domande. La prima è: allora, se noi parliamo di dividersi per quote questi richiedenti asilo che sono arrivati, per cui non si parla di quelli che arriveranno, ma si parla di quelli che sono arrivati, l'Italia dovrebbe averne a capo circa il 12%, l'11 e qualcosa. Allora, se l'Italia ne ha a capo circa il 12%, se hanno ragione i tedeschi rispetto al fatto che le identificazioni non venivano fatte nei dovuti modi, il dato è molto semplice, questa cifra rispetto all'Italia aumenterà rispetto a quelli che abbiamo Questo è il avuti titolo del tempo, 23.000 precedentemente. richieste di asilo in 4 mesi. L'altra domanda è: coloro i quali, i richiedenti Sì. asilo, aspettano circa 2 anni, Quanto ci mi sembra, mettono? nelle commissioni. Se acceleriamo la valutazione della richiesta di asilo Sì. e si confermano le cifre, cioè che dei richiedenti asilo, dei 750.000 richiedenti asilo dal 2008 in Europa, circa il 12% hanno avuto lo status di rifugiati, gli altri cosa si fa? Questa è la domanda che non viene chiarita dall'agenda europea, perché gli altri sono effettivamente Beh, clandestini. diciamo, gli inglesi dicono Allora, io non li voglio neanche vedere. esatto, ma allora se sono effettivamente clandestini, Cioè. per quale motivo l'Italia non ha attuato procedure di espulsione? Perché se non sono richiedenti asilo, trasformati in Cioè. rifugiati, per quale motivo l'Italia non Allora, li la fermo espelle? per